Presidente, allora questa importante riunione sul nodo di Vicenza dell'alta velocità? Beh, direi assolutamente una riunione importante, anche un bel esito, un tavolo che ha trovato un accordo sul fatto di avviare da subito la progettazione, quindi sostanzialmente far uscire dalle gallerie e da tutto quello che si vuole fare sottoterra per l'alta velocità e portare sul piano campagna, quindi in superficie, questa nuova infrastruttura e quindi pensare che ci sia un futuro per l'alta velocità e quindi la soluzione del nodo di Vicenza del quale si parla da inizio anni 90. Un'opera su cui procede velocemente che porterà anche dei vantaggi economici rispetto ai progetti passati? Beh, diciamo che l'alta velocità per noi è una grande sfida, il corridoio 5 è per noi la necessità di dar corso a quello che oggi è realtà fino a Brescia, quindi Brescia-Verona il primo tratto, poi il Verona-Vicenza e quindi poi per arrivare a Padova con la soluzione del nodo di Vicenza. E il tratto Padova-Venezia c'è già e dopodiché Venezia-Marco Polo, quindi l'aeroporto, ed infine Marco Polo e Porto Cruaro. E qui finisce la tratta veneta e c'è da dire che con questa riunione e con quello che si è fatto in questi anni, ovviamente tutte queste progettazioni sono in corso e quindi l'alta velocità e l'alta capacità saranno una realtà. E prossimo step? Prossimo step rispetto al nodo di Vicenza, la firma di un protocollo d'intesa che è una formalità per dare l'avvio alla progettazione con RFI Italfer e quindi iniziare proprio con la progettazione, il che vuol dire che il tutto si concluderà nel giro di un paio di settimane massimo. Ciao.